Grande fratello VIP, Luca punge gli autori, chi è in difficoltà, altri massacrati. Alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP hanno reagito male alla strigliata che Alfonso Signorini e le opinioniste gli hanno fatto nel corso della puntata del 20 febbraio. Quella in cui Antonino ha rischiato di essere eliminato in quanto penultimo al televoto. Chiacchierando con alcuni coinquilini, Luca e Oriana hanno concordato nell'affermare che gli addetti ai lavori farebbero di tutto per proteggere i vipponi meno amati. Il tutto a discapito del resto del gruppo. A Luca e Oriana proprio non è piaciuto come gli autori del Grande Fratello VIP hanno deciso di raccontare la lite che c'è stata sabato scorso nella casa. Anche perché loro due sono passati per i carnefici e altri come Martina, Nikita e Matteo come le vittime della situazione. A qualche ora di distanza dalla puntata in cui sono stati criticati da più parti, dal conduttore alle opinioniste. Onestini e Marzoli si sono lasciati andare a pungenti dichiarazioni nei confronti di chi lavora nel programma. Ormai è diventata tutta una fagiolata. Bisogna tenere un equilibrio, sparare a zero su tutti e bastonare più o meno a caso. Ha esordito l'ex tronista di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 22 febbraio. Loro aiutano chi è in difficoltà e gli altri vengono massacrati, ha proseguito il concorrente delle reality senza mai fare i nomi dei coinquilini che sarebbero protetti dagli addetti ai lavori. Oriana ha appoggiato l'amico sostenendo che ci sarebbero alcuni concorrenti in evidente difficoltà. Gli stessi che verrebbero aiutati da chi è in studio ogni lunedì e giovedì sera. Anche se non sono stati fatti i nomi, i fan pensano che i concorrenti ai quali si riferiscono Onestini e Marzoli sarebbero quelli con i quali hanno litigato furiosamente qualche giorno fa, Nikita Pelizzon, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Antonella Fiordelisi, che ultimamente è stata criticata anche da Tavassi per come tratta il fidanzato Edoardo in puntata. La divisione in due gruppi che c'è nella casa del Grande Fratello VIP da qualche settimana a questa parte. Appare sempre più marcata anche a causa del parere che alcuni vipponi hanno sugli autori e su come starebbero affrontando le situazioni più delicate che avvengono a Cinecittà. Il pensiero che hanno espresso Luca e Oriana, sembra combaciare con quello della maggior parte degli spettatori del Grande Fratello VIP. Se in puntata quasi tutti hanno dato ragione a Nikita e al suo gruppo, sui social network si sono schierati in moltissimi dalla parte dei concorrenti che si fanno chiamare spartani. Dopo aver sentito Onestini e Marzoli criticare il comportamento degli autori delle reality show, alcuni fan si sono esposti per supportarli e per denunciare una presunta disparità di trattamento tra i vari protagonisti della settima edizione. La lucidità di Luca e Oriana sul gioco sporco che gli autori stanno facendo contro di loro. Sono così lucidi sui piani autorali, grazie a Luca, questi sono solo alcuni dei commenti che chi guarda il programma di Canale 5 ha pubblicato su Twitter nelle scorse ore. Domani, giovedì 23 febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento e Signorini potrebbe tornare sulla rivalità che si è venuta a creare tra i vipponi. Una spaccatura che è la conseguenza di tensioni, antipatie e scontri. Il verdetto del televoto che vede protagonisti Nicola, Antonella, Antonino e Nikita dovrebbe fare chiarezza sulle preferenze della gente tra le due fazioni. Nici un curcubeu, daci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.